ragazzi, benvenuti sul canale Double Pinball Shop. Ci troviamo oggi al Milano Pinball Club con Giorgio De Stefani, presidente del Milano Pinball Ciao ragazzi. Club, Roberto Pedroni, vicepresidente del Milano Pinball Club e ex campione italiano, ha partecipato a svariati tornei mondiali, un sacco di roba, Compreso con l'Italia. compreso quello in Italia, abbiamo fatto l'anno scorso in Double Pinball. Ok, ci siamo passati di qua perché dovevamo sistemare un paio di flipper e con l'occasione presentiamo anche il Milano Pinball Club. Quindi giro la parola a Giorgio De Stefani. Ok, beh, molti di voi già ci conoscono, Andrea è nostro amico da anni e a questo proposito, oltre al fatto, come diceva lui, che è venuto oggi per sistemarci un paio di cosette, cogliamo l'occasione per presentare quello che sarà un torneo ai primi di settembre, esattamente domenica 13, in cui riprenderemo un po' l'attività agonistica, anche se non in maniera ufficiale, però avremo dei bei premi, proprio il nome del torneo Milano Pin Beer Master già fa capire che i premi saranno, come dire, a base di A lucro. base di E quindi invitiamo a visitare la nostra pagina Facebook del Milano Pinball Club per avere un po' già di informazioni. prima che finiscano i posti, Prima di perché iniziare i dato che posti, c'è perché il coronavirus. ovviamente, come vedete, già oggi siamo qua a distanza di sicurezza con mascherine e anche il 13 probabilmente avremo un posizionamento dei flipper fatto in modo da garantire il distanziamento. Probabilmente bisognerà usare ancora le mascherine e quindi Sarà diciamo anche a numero chiuso, sarà un numero chiuso quindi proprio per bisogna questo, per iscriversi. evitare che ci sia un assembramento eccessivo. Quindi 24 persone abbiamo calcolato che è il numero di persone adatto a mantenere queste regole. Tra l'altro ci divideremo in due sale, quindi ancora di più ci sarà la possibilità di rispettare queste norme che purtroppo ci sono ancora. Oltre al torneo ci sarà anche la possibilità proprio di avere Andrea come ospite che avrà un suo angolo del Double Pinball Shop, quindi tutti quelli che parteciperanno al torneo o che magari su richiesta vorranno venire a visitarci potranno ordinare preventivamente sul sito Double Pinball Shop i loro ricambi e poterli ritirare, chiaramente ordinandoli un po' di giorni prima, direttamente il giorno del torneo, quindi senza pagare le spese di spedizione. Quindi Esatto. sarà un'occasione proprio per poter, oltre ad avere magari un Abbiamo qua poi a disposizione, ci date un banchetto. banchetto dove noi avremo qualche pezzo di ricambio e Cosa quindi poi porterai? dai gommini, magari qualche mod, qualche Ah, cosa ok. particolare, qualcosa che arriva per i primi di settembre, quindi avremo qualcosa di particolare, mettiamo dentro qualcosa. E niente, potete venire qua, potete acquistarli e avremo anche un computer dove vi potete registrare e quindi visitare il sito, vedere come funziona e capire un po' tutto. Ok, ora andiamo a cambiare il portabatterie dell'F14 Tomcat perché era stato acquistato e aveva il problema dell'acido, quindi le batterie avevano rilasciato l'acido e non teneva più la memoria dei crediti, punteggi e quant'altro, che è un errore comune. Quindi andiamo a vedere, andiamo a sostituire il portabatterie e ci vediamo dopo il video. Siamo arrivati al flipper, prendiamo le chiavi che si trovano qua. Chiavi della testa per aprire la testa sopra. Alcuni flipper ce l'hanno serratura qua sopra, altri ce l'hanno laterali e gli ultimi l'hanno qua. Questo qua sopra, tiriamo via il vetro, lo mettiamo in una posizione sicura che non si rompe. Andiamo a aprire lo sportello, tiriamo giù lo speaker panel, lo appoggiamo. E vediamo che abbiamo qua il nostro portabatterie che dobbiamo andare a cambiare, che è acidato e mancano dei contatti. Quindi andiamo a smontare la scheda, quindi tiriamo via tutti gli spinotti, le viti e la portiamo al banco. Le viti per comodità le appoggio sulla calamita della cassa, così non si perdono.
qua la nostra scheda, andiamo al banco. Andiamo a tagliare i poli, i sei poli della porta, e si stacca. Inseriamo. Andiamo a inserire le nostre pile, positivo e negativo, positivo e negativo al contrario, positivo e negativo al contrario. Perfetto. Ora montiamo tutto sulla scheda con le viti. Rimettiamo le viti e avvitiamo. Rimettiamo gli spinotti nelle loro sedi e il portabatterie, dopo averlo fatto passare nel suo portacablaggio, possiamo appoggiarlo qua con un biadesivo o appoggiarlo qua lateralmente, dove ci è più comodo. Ok, una volta rimontato, fissate tutte le viti, chiudiamo. E proviamo. 5 crediti. Spegniamo. E quando riaccendiamo ci devono essere i 5 crediti. A posto. Ok. Tocca a posto, abbiamo cambiato il portabatterie e funziona. I crediti li tiene in memoria, tiene tutto quanto e si può giocare. Quindi vi aspettiamo tutti i martedì sera Milano Pinball Club, via Santo Buzzone all'8, giusto? Correggimi se sbaglio. Milano. E potete fare una prova gratuita. Certo, sì. E dopodiché potete decidere se iscriversi. Può essere invitato per fare, diciamo, una serata. Ok, la mail è info@milano.pinballclub.it. Perfetto. C'è anche il sito milano.pinballclub.it. Perfetto. Dove c'è tutto. Quindi, se ti è piaciuto questo video, lascia un like, iscriviti al canale Double Pinball Shop e iscriviti al canale Milano Pinball Club TV. Perfetto. Sempre su YouTube. Ci vediamo al prossimo video. doublepinball.com, passion for your pinball.